Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici. Siamo qui in compagnia di Brady per andare a vedere il turno 8. Cos'è successo il turno 8 delle Olimpiadi degli Scacchi, signori, signori. Bene, siamo qui sul sito chessresults.com dove potete andare a vedere tutti i tornei che ci sono in tutti i paesi del mondo, risultati, aggiornamenti Elo, tutto quanto. Bene ragazzi, bene signori, andiamo a vedere cosa è successo in questo turno 8 pieno di sorprese. Signori, Brady saluta il pubblico, bravo Brady. Bene, non ci sono ancora i turni aggiornati per domani, però prima della fine della puntata arriveranno. Intanto andiamo a vedere cosa è successo oggi. Prima scacchiera, c'era il big match Armenia-India 1. Andiamo a vedere il turno 8. Armenia batte India 1, attenzione signori, signori, cerco di andare piano per non spoilerare il risultato sotto. Signori, Armenia batte India 1, tre patte, e Hare Krishna non è riuscito a tenere un finale pareggiabile contro Sargsyan. E l'Armenia va sola al comando, signori. E questa qui è la riprova che le solite squadre, quelle che vanno sempre a medaglie, alla fine la spuntano. Un'Armenia senza Ronyan, però, è sempre determinata alle Olimpiadi. Sono quelle squadre incarognite che vogliono sempre la medaglia e spesso la ottengono. Ho vinto parecchie volte loro nel maschile. L'India non ha mai vinto loro nelle Olimpiadi. E questa è una brutta mazzata, perché adesso l'Armenia ha battuto sia l'India 1 che l'India 2. Ha pareggiato con gli Stati Uniti e adesso avrà il calendario, le ultime tre partite, più abbordabile. E quindi l'Armenia adesso è favorita. Vediamo però cosa succede, perché probabilmente domani ci sarà Armenia-Uzbekistan. Vediamo che succede. Vediamo il big match della giornata, signori, il big match. Il big match, gli Stati Uniti contro i bambini indiani. E i bambini indiani hanno demolito, asfaltato gli Stati Uniti, signori, 3-1. Gokesh demolisce quel che rimane di Fabiano Caruana, quel che rimane. E Aronian e So non vanno oltre la patta contro i solidissimi Sarin e Pagnananda. Mentre Dominguez deve addirittura perdere contro Sadvani Raunuk. Signori, signori. Ma Gokesh ha fatto una partita allucinante, leggendaria. Andremo a vedere Caruana Gokesh. Di nuovo Gokesh. Performance da 3.400 punti Elo. Un mostro, signori. Un mostro. Sta arrivando nella top 20 del mondo. Sta galoppando. Sta galoppando Gukesh, ma sta giocando col nero, col bianco, qualsiasi cosa, vince con tutti. Uno può dire, beh, ha sempre battuto i grandi maestri, dire, infatti, 2006, ma batteli sempre i 2006. Neanche Carson vince sempre con i 2006, eh. E poi ha preso Caruana e ha mazzolato anche Caruana. Probabilmente domani ci sarà il derby indiano. E credo che Gokesh riposerà. Adesso bisognerà vedere se l'India 1, per non lasciar vincere loro l'Armenia, magari farà vincere i bambini per sperare, perché un pareggio taglierebbe fuori tutte e due quasi, sicuramente da loro, a meno che non si accontentino dell'argento e del bronzo. Andiamo, l'Uzbekistan che batte anche la Germania, un po' a fatica. Abu Sultano Abusatorov, io non saprò mai pronunciare questi cognomi assurdi. Patta con Kemmer, una partita che era stravinta e Kemmer riesce a salvarsi. Kemmer è famoso per la sua rocciosità. Ma Yakuboyev vince contro Blue Baume. Blue Baume svane patta contro Sindarov. Anche Sindarov ha 15 anni, signore, bambino. E vedi che patta l'Uzbekistan. Io sono mesi che pronostico l'Uzbekistan a medaglia, signori. E qui l'Azerbaigian batte di misura il Kazakistan senza Mamedyarov che ha riposato.
Risultato che ci sta, tutto sommato sulla carta davano 200 punti di distacco, però il Kazakistan si stava comportando bene, una mina vagante. Nelle femmine sono anche più forti. Nelle femmine il Kazakistan punta alle medaglie, però vediamo. E qui l'Olanda strapazza l'Ungheria, l'Ungheria secondo me un po' da discount, senza i top, senza Giri, senza Lecco, senza scusate, Rapport. Giri si è messo a vincere in maniera continuativa. E l'Olanda, attenzione, si inserisce anche lei per cercare di sgraffignare il bronzo. E adesso che gli Stati Uniti hanno perso, l'Olanda li ha raggiunti, l'Uzbekistan adesso è secondo. E l'Azerbaigian è lì che potrebbe inserirsi. E queste squadre si giocano un po' le medaglie, credo, il bronzo. E l'Iran batte la Francia. L'Iran batte la Francia dopo aver perso con gli Stati Uniti. Gli iraniani si sono arrabbiati di brutto. E battono la Francia che gli ha scippato Firouja. Questa qui era sentitissimo come incontro. Tre solide patte la vittoria di Idani contro Mathieu Cornet. Cornetta la crema, signor. Cornetta la crema ha perso. Andiamo al Brasile, Brady. Brady, il Brasile ha pattato con l'Ucraina. Clamoroso. Il Brasile sta andando fortissimo. Brady, 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 Brasil, Brasil. Como jugas tu, Brasil, Brasil. Brady non è contento al 100% perché le brasiliane purtroppo hanno perso con la Francia nel femminile, di misura, proprio di misura, però questo risultato contro l'Ucraina a sorpresa. Fier vince ancora, purtroppo Diamant ha perso contro Onishuk e Brady voleva giocare al posto di Diamant, chiaramente. Qui altra sorpresa, India 3 che molla proprio di botto. Molla il colpo contro il Perù. Io avevo detto 3-1 per l'India, India 3, ma il Perù. Attenzione, il Perù, che Olimpiade il Perù. 3-1. E India è andata un po' in tilt. Ha perso India 1 e ha perso India 2, India 3. India 2 sta galoppando. Tutta l'India si appoggia sulle spalle dei bambini, signori. Qui la Croazia perde di misura a sorpresa contro la Lituania. La Repubblica Ceca fa solo 2-2 contro gli Sloveni, sulla carta più deboli. La Romania fa 2-2 col Cile, questo è un risultato che non è molto buono per la Romania, però devo dire che il Cile ha giocatori da 2005-2006, ma nemmeno l'Italia ha giocatori 2006-20. Il Cile è interessante, interessante. Comunque, 2-2 Romania, Turchia batte il Canada, i turchi sono i feroci Saladini. La Serbia batte facile l'Islanda, 3-1. Filippine perdono di misura con la Grecia, occhio Grecia e Turchia che si stanno inserendo ai piani alti e l'Italia fa solo 2-2 contro la Moldova, un incontro ampiamente alla portata, eravamo favoriti su tutte e tre le scacchiere. Ci poteva anche stare il 4-0, ma non diciamo tanto 4-0, ma almeno il 3-1, signori. Brady, almeno il 3-1, invece abbiamo pareggiato e anche a fatica. E anche a fatica Vokatouro, dopo la patta con Carlsen, l'ha messo in prima scacchiera lì per fare le solide patte. Ma Vokatouro è un giocatore tattico, un giocatore d'attacco. Van Veli, che è il nostro CT, gli ha detto: tu devi giocare solido, ma sta giocando contro natura Vokatouro. Lodici, grande forma. Lodici sta performando a 2007 di performance. Lodici è la nostra punta di diamante in questa Olimpiade. Sonis, purtroppo, dopo un bel inizio, non regge alla distanza e va giù. Riposava Moroni. A questo punto mi sa che gli ultimi 3 turni Sonis non giocherà più. Beh, probabile. A meno forse l'ultimo turno se non ci giochiamo più nessun posto importante. E Andorra pareggia con Cuba. Attenzione! Gli andorriani, Cuba che è un po' scesa, un po' calata. Dov'è qua? Scusate, sono andato troppo giù. Cuba pareggia con gli andorriani. Signori! Questo è un risultato a sorpresa, Andorra, attenzione. Gli scacchisti dei Pirenei, qua, anche qui, stato microscopico. Uno stato microscopico che frena i cubani, che erano partiti fortissimi, difficilissimi da battere, hanno perso solo una partita, mi sembra, con i bambini indiani. Però, e la Norvegia fatica anche con la Slovacchia, 2-2, Carlsen, patta con Pekkač, Pamper Pekkač.
Kach qui gli ha dato proprio a Carson, e Carson sarà stato un bagno di sangue di Elo. Contro questo qui avrà perso minimo 5 punti Elo pattando. Tari, scandaloso, perde contro Gazik. Hammer vince contro Druska. E Hook dal 9 oltre la patta, una Norvegia deludentissima. Partiva al numero 3 di tabellone, siamo nei bassi fondi qua del centro classifica. E io l'ho detto, andatevi a vedere i primi video sulle Olimpiadi, che per me la Norvegia, anche se aveva il numero 3 di tabellone, non andava a medaglie, sicuro, perché era Carsa indipendente. Gli altri tre obiettivamente stanno facendo pena. Obiettivamente, la Spagna batte facile l'Egitto e la Polonia non riesce a battere il Montenegro. La Polonia non riesce a battere il Montenegro, la Polonia è in crisi. E il Belgio perde, ma Daniel Darda riesce a strappare la patta a Michael Adams, grande Daniel Darda che aveva una partita molto molto difficoltosa, rischiava di perdere, è riuscito a pattare e il Belgio ha perso, così meno male, così domani il Belgio turno penso più favorevole. Quindi mezzo punto per Daniel Darda che si rifà un po'. E Israele batte di misura i colombiani, la Danimarca si ripiglia, vince. L'Albania vince anche Bier. Andatevi a vedere i miei video sui Saranno Campioni. Andatevi a vedere i video dell'anno scorso sulla mia playlist Saranno Campioni. Andate a vedere, adesso stanno giocando tutti nelle prime scacchiere. Li ho scoperti io, Gukesh. Signore, adesso tutti parlano di Gukesh, ma io ne parlavo un anno fa, quando nessuno sapeva, cioè non sapeva se fosse un venditore di rose o uno che chiedeva l'elemosina per le città di Calcutta. Per Calcutta, non so, per le vie di Calcutta, anche se lui è di Madras. Cioè, ma signori, adesso fanno tutti i video su Gukesh, no? Li fanno tutti adesso. E hanno 13.000 iscritti. Qui dobbiamo rendere merito a chi scopre i talenti, a chi lavora sottobosco negli scacchi, e non chi sale subito sul carro dei vincitori, no? Perché se domani anche Bier diventa un 2008, diranno Bier, batte Carlsen, batte Carona, sì, però l'ho scoperto io l'anno scorso, li scopro io questi qua, io e Brady li scopriamo, anzi Brady l'ho anche scoperto io, scopro tutti io, ragazzi, Poi insomma io faccio i video, ieri ho fatto il video sulla partita col cubano, ok, poi altri canali rifanno la stessa partita, ok, vabbè. Solo su questo canale però trovate questi commenti, ok? Bene. L'Australia batte la Finlandia, l'Argentina batte l'Estonia e qui è a sorpresa l'Irlanda batte gli austriaci. L'Austria dopo un bellissimo inizio, battuto anche la Germania, perde contro l'Irlanda di Conor Murphy che si è fermato, ha pattato, non ha vinto. Però l'Irlanda clamorosa. L'Irlanda clamorosa, partiva col numero 59 di tabellone e sta per andare nei piani alti. 4-0 facile della Georgia, attenzione qui lo Zambia con la Svezia perde 3-1, ma lui, Naso Lungo batte Emmanuel Berg, Naso Lungo signor riesce a vincere, riesce a lui a portarsi a casa lo scalpo degli svedesi, lui almeno uno scalpo degli svedesi se lo porta, io non capisco perché accoppiano tutte le squadre africane con gli scandinavi, vogliono farli finire tutti nel pentolone, la Svizzera batte il Marocco, la Mongolia devasta il Giappone, 4-0. La Mongolia batte, qui non ho capito cosa è successo, hanno giocato la partita Bansuran contro Tran Tran Tu. Tran Tran Tu è di origine vietnamita ovviamente. Boh, la partita è stata data vinta a Bansuran, però non è finita in realtà la partita, è stata interrotta. Io spero non si sia sentito male Tran Tran Tu, perché vi ricordo che mi sembra 2 Olimpiadi fa, un giocatore delle Bermuda purtroppo è venuto a mancare durante le Olimpiadi, ha avuto un attacco di cuore. Può succedere anche questa cosa qua, possono succedere. Gli Andokoyo Koyo vincono 4-0 con lo Yemen, ok. L'Uruguay vince 3-1, ma chiaramente Gerd Meyer decide di pattare e di non vincere. Però due patte su due partite, questa qui era insomma abbordabile. Due patte, andiamo a vedere cosa hanno fatto gli altri miei del fantascacchi, signori. E il Bangladesh batte la Nuova Zelanda. Beh, il Bangladesh sta andando bene. Il Madagascar perde, però Rakoto ma. Come ha pattato?
Ma come ha patteato? Aveva partita stravinta. Ma perché gli è andato a patto? Aveva partita stravinta. Ma no, racconto Mauro, ha perso con la Bolivia, beh. Tre patte. Pensavo che avesse vinto, ho visto la partita, era vantaggissimo. Ma no, lo Zimbabwe Barterfer, ecco. Altra squadra africana contro squadre scandinave. E questa sorpresa, hanno anche vinto. Hanno anche vinto, signora. Sudafrica batte il Galles. Africani in gran spolvero. In gran spolvero, la Nigeria perde 4-0. Andiamo a vedere Namibia. Dante Boykes ha vinto. Namibia ha perso, ma lui ha vinto. Mi ha salvato un po' la giornata. Che dire, 3 patte, 2 punti e mezzo su 4. Va bene, signori, va bene. Può andar bene. Però pensavo avesse vinto la Cotomar. Ora andiamo a vedere classifica. Non so perché non è ancora uscito il turno. Andiamo a vedere la classifica. L'Armenia è prima con 15 punti, seguita da India 2 e Uzbekistan a 14. L'Olanda a 13, con l'Iran, l'Azerbaigian, India 1 a 12, Turchia 12, Stati Uniti 12, Germania 12, con la Grecia, col Kazakistan, il Brasile di Brady, signori, e la Serbia, la Lituania e il Perù. Allora, diciamo che per le medaglie, secondo me, una, due, tre. 4 fino a India 1 si giocano le medaglie, forse Stati Uniti, ma Stati Uniti erano partiti come la corazzata per vincere le Olimpiadi a mani basse, invece sono noni, grazie a Caruana che sta facendo schifo. Bravo Caruana, continua così. L'Italia è 22esima, non male, non male, anche oggi abbiamo pareggiato, se si vinceva si poteva andare a 12 e a 12 eravamo in bella compagnia. Ora, domani ci sarà sicuramente Armenia-Uzbekistan. Se l'Armenia vince, vince loro, sicuro. Se invece pareggiano l'India 2 dovesse vincere il derby con India 1. Attenzione all'Olanda, che potrebbe. Anche l'Olanda può essere pericolosa. L'Azerbaigian. Ecco, se l'Armenia dovesse affrontare l'Azerbaigian potrebbe essere una mina vagante. Poi ci sono i turchi anche, che potrebbero affrontare gli armeni, quindi grandi rivalità. L'Ucraina non è messa benissimo, però attenzione, l'Italia chi potrebbe affrontare con questa classifica? Con questa classifica. Possiamo affrontare l'Inghilterra, brutte notizie, la Romania, brutte notizie, l'Ungheria, brutte notizie, Ucraina, brutte notizie, Spagna, bruttissime notizie. La Francia, brutte notizie, qui Israele. Se peschiamo la Danimarca o l'Irlanda. L'Irlanda o la Slovenia, queste qua. Queste qua andrebbero bene, però non lo so, possiamo perdere e vincere con chiunque. Vincere con chiunque non lo so, ma perdere con chiunque sì. Purtroppo è così. India 3 è messa in fondo qua. India 3 è solo 10 punti. E la Norvegia anche, quarantesima. La Norvegia e potrebbe affrontare magari anche una squadra come le Filippine, come India 3, la Mongolia sta facendo benino. Bene, bene, bene. Andiamo a vedere il femminile. Che è successo? Nel femminile, turno 8. Era il big match Ucraina-India 1, India riesce a pareggiare tutte patte. E riesce a tenere la testa della classifica. Era importantissimo per India 1 pattare questo match. Così tiene a distanza l'Ucraina, che è la rivale diretta per loro. Interessante, l'India 1, almeno l'India delle femmine, vincesse loro, anche se non vincono nei maschi, giocando in casa. Le georgiane però tallonano. Hanno vinto il derby del Caucaso con le armene, 3 mezzo a mezzo. Io dico ormai India oro, Georgia argento. Ucraina bronzo, queste tre sono da medaglia, credo. Vince la Polonia, ok. La Romania fa 2-2 con l'Azzera e le Kazake vincono ancora. E andremo a vedere proprio la partita di Abu Malik Zansaya, che è una promessa giovanissima, ventenne,
quasi 2500 punti elo. È già grande maestro normale, non grande maestro femminile, proprio grande maestro. E hanno battuto facile la Slovacchia. E il Kazakistan si può inserire nelle prime 5. Bulgaria batte le greche 3 a 1. La Mongolia batte l'Ungheria. Nel femminile vanno fortissimo. Le statunitensi, che erano anche un'altra corazzata, fanno 2 a 2 con la Repubblica Ceca. Carissa Ip vince, però Irina Krajcik batte. Il Vietnam perde con la Germania. E noi perdiamo con la Spagna, ecco, era un turno proibitivo contro gli spagnoli, avevo detto, avevamo pescato duro. Ma la Racanello continua a vincere, signori. Purtroppo continuano i problemi di Marina Brunello, le nostre punte di diamante, Brady. Marina Brunello e Olga Zimina stanno andando veramente a rotoli, purtroppo. Mi dispiace per loro. Tea Guiche Ipata poteva anche vincere a un certo punto, una partita condotta bene, purtroppo non siamo riusciti. Elisa paga l'inesperienza a questi livelli, è tutto mestiere che entra, perde contro la Calzetta, comunque, che è molto forte. Che dire, abbiamo una squadra che fa quello che può. La Racanello sta performando da medaglia, mi sembra che sia 4 e mezzo su 6, una cosa del genere. La Racanello grandissima. Il Perù perde con l'olandese. Leon Dukojo e Kojo battono le serbe, risultato sorpresa. La Svezia vince con Israele, le inglesi battono le iraniane, India 2 vince con la Croazia, le brasiliane, Brady purtroppo le brasiliane non ce l'hanno fatta contro la corazzata francese. Purtroppo la Librelato aveva una partita vinta e non ce l'ha fatta, si poteva anche pareggiare Brady. Vabbè, il Brasile maschio sta andando forte, le brasiliane femmine anche, ci sta a perdere con la Francia. Cuba batte Austria, ok. Andiamo a vedere, sono usciti i turni di domani, quello del femminile è uscito. Andiamo a vedere. Anzi, andiamo a vedere prima la classifica. Classifica del femminile dice India 1 a 15 punti, Georgia 14. Credo che domani ci sarà India-Georgia, se non hanno già giocato, non mi ricordo. Ucraina, Polonia, Bulgaria, Kazakhstan, Mongolia, tra la Mongolia si gioca le medaglie. La Mongolia, signori, vedete, il futuro è nelle steppe. Il futuro è in queste steppe asiatiche, Uzbekistan, Kazakhstan, Mongolia. India, tutti questi paesi orientali, no? Medio Oriente, Oriente verso, diciamo, la via della seta, signori. Noi continuiamo a livello politico ad appoggiare l'atlantismo che non sta portando un bel niente. Il futuro è in Asia, ci vuole la grande alleanza euroasiatica, ci vuole, bisogna andare da Lisbona a Tokyo. Bisogna fare queste alleanze qua, non con gli Stati Uniti che se ne fregano di noi. Bene, anche Azerbaigian, l'Armenia, la Spagna, Romania, Germania, tutte forti. Stati Uniti sono un po' indietro a 11. E le medaglie, secondo me, se la giocano. Vabbè, India, Georgia, Ucraina, tutte e tre sono super favorite. Chi si può inserire? Da terzo incomodo, le polacche, le kazake, le mongole potrebbero inserirsi. Le altre ormai giocano per un ottimo piazzamento, ma nulla più. L'Italia è, dov'è? L'Italia è 32esima, un po' sotto rispetto alla propria media. Chi potrebbe affrontare l'Italia femminile? Brutte notizie, perché c'è il Perù, c'è il Vietnam, la Serbia, l'Iran, la Lituania, tutte forti. Qui cosa si può pescare? Ma l'Italia, chi? Una più semplice, forse il Canada, il Belgio, le Cilene o Singapore. Queste qui bisogna prendere, però l'Italia non sta andando benissimo. L'Italia non sta andando benissimo. Allora, se è uscito il turno nel femminile, sarà uscito il turno anche nel maschile. No, il maschile non è uscito. Vabbè, andremo a vedere più avanti. Adesso andiamo a vedere le partite, signori, le partite che andremo a vedere saranno a Caruana Gukesh. Andremo a vedere
Poi cosa andremo a vedere? Andremo a vedere una vittoria bellissima, una partita molto bella tra Cantor contro Warmendam, Vanterman olandese, col nero che vince contro Cantor. Anche qui due vittorie con il nero, poi andremo a vedere la Bumalik nel femminile. Bene, signori. Bene ragazzi, andiamo a vedere la storia di un massacro annunciato, ovvero la demolizione di Fabiano Caruana che in queste Olimpiadi sta performando da 2006, altro che 2008, contro Gukesh che sta performando 3004, inumano, inumano Gukesh. Cioè, secondo me dentro la mascherina c'è qualche microchip, non è possibile. Gukesh, andate a vedervi i miei video su Gukesh dell'anno scorso. Adesso è facile parlare di Gukesh, andate a vedere l'anno scorso. Bene, signori, preparatevi una spremuta del sangue, perché è proprio una cosa incredibile sto bambino. Caruana apre 1-4. 1-4 siciliana. Gukesh aveva giocato a siciliana anche il turno prima contro il cubano ieri. Cavallo F3, variante aperta, cavallo C6. Bene. Rossolimo. G6 la migliore, arrocco corto, vescovo G7 e qui questa variante col cambio di vescovo su questa linea a me non piace molto. Io nella Rossolimo il vescovo lo tengo il più possibile, mal che vada lo ricolloco in F1, ma non lo do su sto cavallo, non mi piace come variante. Presa, prende con B. Adesso perché non mi piace dare il vescovo qua? Perché il nero può scegliere tra giocare un centro bloccato con D6 e 5 e far uscire il vescovo in C4, esempio. Oppure può giocare aggressivo, può giocare linee con E6 e D5 o anche D5 diretto. Ha molte, è multitasking la struttura pedonale del nero. Mentre il bianco spesso rimane un po' indietro di sviluppo. Non mi piace la Rossolimo giocata così, col bianco. Torre 1, sì, questa la gioco spesso pure io, però io tengo ancora il vescovo e lo metto in F1. Comunque va bene, sottigliezze. Donna C7, H3, Caruana gioca preventivo, chiude la casa eventuale per non far arrivare un vescovo, segnale. D3, D6 scusate, ecco lo sviluppo su case scure. E qui Caruana gioca il tutto per tutto con E5. Questo succede quando il nero non anticipa E5. È pronto, Gukesh è pronto ai fuochi d'artificio. Vuol giocare per vincere anche col nero, contro Caruana. Non ne frega niente di chi ha davanti, signori. E5. Ora qui, se il nero cattura, come dice il motore, il problema è che rimangono questi due pedoni spaiati, brutti, impedonati. È un sacrificio di pedone, in realtà, perché comunque è controllato 3 volte. Cioè, Caruana sacrifica un pedone in pratica, non si può ricatturare. Sacrifica il pedone per distruggere la struttura pedonale del nero. Ma cosa farà Gukesh qui? Gukesh cattura, cattura Gukesh, gliene frega niente della struttura pedonale rovinata. D3. E chiaramente bisogna impedire troppo gioco sulle case chiare. D3 fa uscire il vescovo delle case scure, che probabilmente può andare anche in E3, può andare anche in E3. Perché questi due pedoni qua di Gukesh sono brutti, anche se ha il pedone in più. Nella partita di ieri aveva il pedone in meno, ma la struttura pedonale brutta ce l'aveva l'avversario e ha vinto lui. Oggi il pedone in più ce l'ha lui, la struttura pedonale brutta ce l'ha lui, però vince lo stesso. Perché Gukesh vince sempre. C4, signori, C4, restituisce il pedone. Questa è tecnica, signori. Questo è come giocano i top GM. Non, i top GM non tengono materiale fino alla fine. Non si fanno schiacciare posizionalmente, restituiscono materiale. Poi dice, bene, io ho pedone in più. Cosa faccio? Visto che questi due fanno schifo,
ti concedo la ricattura del pedone, così i tuoi faranno schifo sulla colonna C, ok? Questo è da tenere presente se volete migliorare a scacchi. E Caruana non lo prende. Non lo prende perché non vuole rovinarsi la struttura pedonale, però qui Gukesh può prendere lui. Può prendere lui. La prenderà o no? Prende, figuriamoci se non prendeva. Prende, Gukesh non ha paura di niente, adesso qui track. E adesso anche Caruana qui deve capire come catturare, perché se cattura di pedone la struttura anche del bianco fa un po' schifo. Cattura di donna sembra più pericolosa per via di vescovo F5. E qui si vede la forza della coppia di vescovi, di aver dato quel vescovo su questo pedone, che si dà su certe varianti del Rosolimo, ma non su questa. Secondo me, parere personale, e prende di pedone. Il motore dice che il bianco sta leggermente meglio, ma a me piacerebbe giocare più col nero. Perché? Perché ha un pedone in più. Coppia dei vescovi. E comunque questo qua che magari Caruana lo vuole usare per spingere. Caruana ha testa bassa proprio. Cavallo H6, uno sviluppo strano del cavallo. Perché non voleva cercarsi il vescovo. Vuol tenere a tutti i costi il pedone. Motore da mossa dubbia, vediamo. E qui Caruana prende lo stesso, perché in pratica il cavallo rimane sospeso. Gukesh non può prendere il cavallo, sennò perde il cavallo in H6. Quindi Caruana recupera il pedoncino. Ma Gukesh migliorerà i pezzi qua. Infatti cavallo F5 migliora il motore. Ha ridato il pedone di vantaggio per sviluppare i pezzi. Vedete, a scacchi giocare solo per il materiale non va bene. Sicurezza del re, sviluppo e strutture pedonali contano di più di un pedoncino, no? Pedoncino in più. Ecco, vescovo F4, Caruana prova a mettersi a raggi X sulla donna. Ma Gukesh proprio si scrolla di dosso questi raggi X come veramente fossero delle mosche che danno fastidio, no? I moscerini, via. Va in B7. Caruana vuole attaccare. Caruana ha visto qualche casa importante, come C5, per attaccare sta donna. Ma vediamo Gukesh. Gukesh F6. Attacca il cavallo. Qui i commentatori, Alessio Valsecchi preferiva il bianco, chiaramente vedeva Gukesh in difficoltà. Anche col tempo, perché Gukesh ha sprecato parecchio tempo. E qua. Vediamo. Toglie il cavallo Caruana. Arrocco corto D4 e qui Gukesh spende mezz'ora di tempo per giocare G5. Praticamente con G5 si acceca per sempre il suo vescovo di fianchetto, ok? Cioè che gioca di qua, praticamente va a giocare sulle altre scacchiere. Questo vescovo gioca sulla scacchiera dove sta giocando Aronian, in realtà, sulla seconda scacchiera, non gioca di qua. Però ci ha pensato mezz'ora e tira fuori G5. A motore non piace, però vedrete cosa fa questo pedone. Vedrete, Gukesh, Gukesh. Qui tutti dicevano che Caruana avrebbe punito, invece già mette il vescovo nella casa peggiore. Qui il motore proponeva l'aggressiva cavallo C5, che guadagna un tempo sulla donna. Ma Caruana non andava di perdere probabilmente questo pedone. Questa a perdere però non si può, c'è una trappola tattica, c'è vescovo C7, c'è del paciugo, non si può prendere il pedone. Ma Caruana non è entrata in questa linea, troppo complicata da analizzare, e ha voluto giocare sul lungo periodo tenendo il vescovo lì in saccoccia. Bene, H5, ecco qua, avanti con tutti i badilanti, avanti con tutti i badilanti Gukesh. E qui Caruana dice, io attivo il torrone Pernigotti. Guardate come vuol far giocare bene questo torrone Pernigotti, difendere anche il pedone. Però Caruana non sta valutando, secondo me, che alla lunga questa coppia di vescovi sarà forte alla lunga. Se Gukesh riesce ad aprire tutti questi pedoni in avanti qua, Gukesh migliora la donna, migliora del motore, tra l'altro, perché vuol controllare le case chiare.
L'importante è casa, non vuol far spingere. Chiaramente. Magari mettere vescovo in B7. Però bisogna sempre stare attenti a sto cavallo in C5 che potrebbe arrivare. Ora non si può giocare cavallo C5 perché cavallo C5. Ma no, si può giocare. La donna attaccherebbe il turno pernigotico, un guadagno di tempo. Sì, vabbè, si può giocare. Ma Caruana prima difende il turno pernigotico e dopo giocare a cavallo C5. Caruana sta giocando abbastanza bene, no? Per adesso. E qua torre F7. Torrone pernigotti nello sgabuzzino. Signori, quando vi dicono giocate coi torroni pernigotti sulle colonne aperte, Bredi, quando il vostro istruttore vi dice giocate coi torroni pernigotti sulle colonne aperte, voi fate vedere questa partita. Ma guardate Gukesh. Guardate, torrone pernigotti in fianchetto, ma neanche nello sgabuzzino. Non ha neanche una casa qui, che però viene usato come, come diciamo serratura per rinforzare la porta, no? Ecco. E queste sono idee di scacchi fantascientifiche. Cioè, i vecchi istruttori sovietici, se vi vedevano mettere un torrone pernigotti così, vi mandavano in Siberia, in un gulag. Invece adesso c'è il Gukesh, non il gulag, c'è il Gukesh, Gukesh. Ecco qua. Caruana, mossa naturale, raddoppia i torroni pernigotti. Bene. E qua Gukesh, chiaramente il vescovo a difendere. Gukesh in modalità difendo tutto. Sembra i miglior catenacci all'italiana proprio. Trapattoni, trapattoniano. E qua Caruana triplica, dice io qua prima o poi entrerò coi pezzi. Prima o poi entrerò coi pezzi. E Gukesh dice: bene, vedremo. Donna di 5. Basso casa chiara. Migliora la donna. Cavallo C3, attacca la donna. E dice: tu hai perso un tempo con questa donna. E guardate che Gukesh ha solo 13 minuti contro i 35 di Caruana. Non è facile giocare in questa posizione qua, così passiva, un po' contratta. I pezzi del nero sembrano molto poco coordinati in realtà. Però Gukesh fa le magie, è un fakiro. Qui Caruana dice: io adesso inchiodo il torrone pernigotti, miglioro tutto. Però Gukesh, guardate, piano piano pareggia il gioco. Donna B7, sta ubriacando con questa donna, no? Che sta giocando qui, su questo triangolo. Sta giocando così. B4, signori, B4, Caruana ha perso la pazienza. Vuole dire, io adesso ti distruggo, ti demolisco. Sono stufo di essere preso in giro, che non vinco più alle Olimpiadi. Da quando ho giocato male al match dei candidati, signori, non ce la faccio più a vincere. Signori, ma che succede? E sei tranquilla, difende tutto. Qui magari un Petrosian ti sacrificava la qualità, però è meglio non farlo contro Gukesh. E Caruana vuole provare a mettersi sempre a GX. Molto scolastico Caruana, che vuol fare A4 e B5, vuole aprire il guscio sull'ala di donna. Ma Gukesh rimette la donna in B7. Signori, Gukesh sta ubriacando Caruana con questa donna, sta facendo la spola. Sto facendo girare sta donna, no? Come in una balera, non so, della mazurka, balla la mazurka, la bolca mazurka, guardate qua che roba, signori. E qui Caruana anche, dice, beh, muovi tu che muovo anch'io. E va bene, qui Gukesh gli ha detto, io sono pronto a fare patta, in prima scacchiera, contro di te, perché Sarin stava pattando contro Aronian, e Wesley So aveva pattato contro Pragnananda, e quindi si accontentava anche di un pareggio, no? L'India 2, ma Caruana vuole vincere. E vediamo qui ancora, attenzione, qui Caruana smette di ripetere, cade nel trappoloide,
Forse era anche meglio a 4. Perché a 3? Che senso ha a 3? Perché si sta avvicinando. Anche Caruana sta perdendo tempo. Bisogna arrivare alla quarantesima. Siamo solo alla 28ª mossa, signore. Bisogna accelerare un po'. Mosse d'attesa. È qui a 5, altro che attesa. Pragnananda, la migliore del motore. Ah, non accetti la patta per ripetizione. E adesso t'aggiusto io. Adesso t'aggiusto io, caro Caruana. Caruana qui va nel balordone più totale, mette questo cavallo all'esterno. Vuole rientrare, cosa vuole fare? Minaccia il doppietto. Minaccia il doppietto, Quimby, sei, pensa di ingannare Gukesh. E Gukesh qua dice, beh, paghiamo subito il doppio. Però qui sembra che un pedone si è impreso. Ma questo pedone non si può prendere, perché se no arriva Vescovo B7, parte il trono per Nigotti. Ecco qua. Signori, e Caruana prende il pedoncino, ma qui attiva il trono per Nigotti di Gukesh. E sappiamo benissimo cosa è capace di fare Gukesh con i torroni per Nigotti di Traversino. Abbiamo visto col cubano, signori. Qui è come voler andare a rubare in casa del ladro. Ma come fai? Hai visto la partita di ieri? E dai a Gukesh la possibilità di far giocare i torroni per Nigotti come i pugni a razzo di Mazinga Z. Ma è un pazzo, Caruana. E qui Caruana Blunders. Blunders è andato lui sotto col tempo adesso. Blunders ha perso la pazienza. Ha messo il cavallo in una casa. È interessante, però. Qual è il problema? Qual è il problema? Che Caruana si aspettava che Gukesh prendesse il pedone. E Caruana pensava di catturare il pedoncino in E6. Però. Però Brady, che succede qua? E Gukesh non ti dà niente. Gioca donna D5, la migliore del motore. E la gioca, signori. E la gioca. E la gioca. Caruana non si aspettava questa mossa. Attacca torne per Nigotti. Minaccia di cambiare le donne. E andare in un finale peggiore. Col pedone a 3 che scricchiola, coppia di vescovi. Ma qui Caruana è obbligato a cambiare le donne. Ma non le cambia. Non le vuole cambiare per col provare a vincere. Cade il pedoncino. Ecco qua, piano piano. Gukesh di stritola. Caruana difende. E raddoppia. Guardate i torroni per Nigotti di Gukesh, signori. E qua Caruana perde la favella. G4 dice tutto per tutto, via avanti con tutti i badilanti. Magari sbaglierà il bambino, no? Vistosi attaccare in questo modo, sbaglierà. Ma la migliore è subito cambiare questo forte cavallo. Però si può anche prendere prima il pedone. Prende prima il pedone, presa presa, attaccato il cavallo. E qui Gukesh non gioca proprio la migliore, ma Gukesh. Perché gioca a cavallo H6 e non prende il cavallo? Perché non vuole rinunciare alla coppia di vescovi. Ha paura che dopo la cattura di finire di dare controgioco magari a Torre per Nigotti, magari non c'è nessun controgioco, però per evitarlo Gukesh gioca una mossa tranquilla, cavallo H6. Perché? Attacca il pedone G4 col cavallo. Torne per Nigotti può anche poi finire da queste parti qua. Questa donna è mostruosa. E c'è qualche idea di sacrificare in E5 per aprire questo vescovo, signori. Signori. Caruana ha solo più un minuto per fare quattro mosse. Infatti continua, famo 7 e qua è 5. E5, sacrificio di pedone. Spaventevole. Caruana prende di cavallo per fare il brillante. Gukesh si mangia il cavallo, ha detto grazie. E qui Caruana ha detto: bene, attacco la donna e minaccio di prendere con scacco. Un po' di attività ce l'ho. Se riesco a entrare anche con la donna da qualche parte, su questa colonna, il cavallo può entrare. Lui ha le torri magari messe un po' lontano dalle operazioni.
Ma vediamo cosa fa qui Gukesh. Vediamo, la migliore del motore vescovo per G4, se ne frega dalla donna, la lascia in presa e minaccia la donna di Caruana, con infilata attorno ai pernigotti. La giocherà? La giocherà Gukesh? E la gioca! La gioca, signori Gukesh! Vescovo per G4, questo qui non è normale. Non è normale! Caruana sposta la donna. Dice, adesso hai la donna sotto. Va bene. Donna F3. Ecco qua. Minaccia la vescovo H3, è matto. Se si azzarda ad attaccare la donna col trone pernigotti, glielo cambia il volo. Subito penso che vada a cambiare il trone pernigotti. E non si può prendere né di pedone né di donna. Se prende di donna parte il trone pernigotti, se prende di pedone parte il vescovo. Game over. Game over, signori. Caruana era in lacrime. Dà ancora uno scacchetto. Qualche trappoletta. Spera che sposti il re. Che cosa ne so? La migliore del motore. Adesso anche il trone pernigotti è sul re. Anche se cambia, prende con il vescovo. Non c'è più niente. Caruana sposta il trone pernigotti. Adesso qua l'immensa. Meno 67. Meno 67, signore Caruana. 2000, quasi 2008 e a meno 67 contro il bambino indiano Gukesh. Eccola qua, è la gioca. È stratosferico. C'è matto in tutte le salse qua. Matto in 13. Matto in 13. Signori, perché c'è matto in 13? Ora, è difficilissimo trovarlo. Però l'idea qual è? L'idea è che adesso deve parare il matto. Questa deve parare il matto. Deve togliere questo vescovo. Così il trone pernigotti comunica. Però poi si prende col trone pernigotti. Problema che prende con la donna con scacco. Ma qual è la vera idea? L'idea per dare matto è far giocare questo il cavallino qua. E quando il vescovo non sarà più qui, potrebbe minacciare cose incredibili anche col trone pernigotti. Forse sacrificio di donna anche sul vescovo, di tutto, cioè di tutto e di più. Però anche se non si dà matto qua è vinta lo stesso. Qui Caruana prende. Qui cavallo G4 secondo me è inumana anche per Gukesh. Questo è troppo fuori dagli stracci. Qui Gukesh secondo me non vorrà correre rischi. Vorrà prendere semplicemente il vescovo che gli ha lasciato Caruana. E se lo mangia. Altro pezzo. Gli dà tutti i pezzi Caruana. Prende con scacco, chi se ne frega. Scacco di donna, ma chi se ne frega. Vuoi darmi mica il perpetuo? Re H7. Sposta il cavallo. Ora pensa di aver parato tutte le minacce di matto. Ma non è vero. Guardate cosa tira fuori Gukesh adesso, no? Caruana dice, attenzione, minaccio io qui matto qua. Minaccio io matto, minaccio io scacco matto. E come facciamo? Il matto, il bianco, il nero non ce l'ha. E scacchi non ne ha. Il trone pernigotti non può coprire questa colonna. La casa qui non si può parare. Questo vescovo non può parare lo scacco di cavallo. Attenzione, signori. Ma che si può giocare? In realtà Torre 3 il motore dice che è possibile, però insomma. Ma qui bisogna sacrificare la donna, signori. E vediamo se Gukesh sacrifica la donna. E la gioca, mostruoso sacrificio di donna. Sacrificio di donna qui. Matto in 5, Caruana in lacrime ha abbandonato. E probabilmente con questa partita avrà abbandonato anche il mondo degli scacchi. Perché questi non sono scacchi umani. Non si può prendere perché arriva il matto di Torone Pernigotti, signori. Deve dare tutti i pezzi, poi c'è matto. Perché guardate, ecco qua la famosa coppia di vescovi che vi ho detto io in apertura. Eccola qua. Eccola qua. Questi due vescovi, due scimitarre nelle mani di Gukesh. Che dire, una partita incredibile. Solo su questo canale, mi raccomando, like e iscrizioni. Like e iscrizioni. Andiamo a vedere la seconda partita, che è anche spettacolare la seconda partita. Bene, signori, seconda partita col bianco Kantor dell'ungherese contro l'olandese Warmerdam. Warmer. Vai, Warmerdam. Un cognome che in Italia si dovrebbe cambiare subito. Uno che ha merda nel cognome qua, Vermerdam,
Verder, però non gioca proprio di... Cioè, qui ci vuole Scacchina. Vermerda contro Cantor che ti passa. Bene, signori. Ma questo qua ha fatto una partita incredibile. Max. Ah, D4 del bianco, D4, D5, C4, gambetto di donna. Cavallo C3, cavallo F6, gambetto di donna classico con variante di cambio, una variante abbastanza piattume. Vescovo in G5, inchiodo a cavallo. Qui si può giocare classico, vescovo E7 e poi arrocco corto, oppure giocare il Raguzin con vescovo B4, il Raguzin aperto. Var merda, secondo me potrebbe giocare Raguzin. Eccolo qua, vescovo B4. E3. H6 per ora. Cambio. Mosse d'apertura. Scacco, qui bisogna giocare cavallo C6, se no si perde il vescovo. Ma Var merda lo sa benissimo. Eccolo qua. Copre. Cavallo E2. Nelle varianti di cambio del gambetto di donna spesso il cavallo lo mettono in E2 perché poi gli piace giocare magari il cavallo in G3, vescovo D3, dare fastidio sulla casa F5, arrocco corto, cavallo F4, aggressivo il bianco, vuole attaccare il pedone D5 che è un po' deboluccio. Vediamo Var merda cosa fa. Var merda difende. Sembra un po' scolastico, no, Var merda, però. Io adesso non voglio essere scurrile in chat, nel video, però si chiama merda, Var merda, io non posso chiamarlo diversamente. Non posso chiamarlo, non lo so. Boh, Var... Var escremento, non lo so. Var qui il sergente con era quello di Full Metal Jacket. C'era là il sergente di ferro, come cavolo si chiamava, che diceva essere organico anfibio, detto comunemente Var merda, ok. Bene, G5, qui attenzione, aggressivissimo, Var merda. Ecco qua, ritira il cavallo, il bianco, prova ad attaccare un vescovo. E qui in fretta e furia scappa, Var merda, guardate che mosse. Non sono mosse da Var merda queste, sono mosse da grande maestro. Sposta il vescovo, cavallo E7, torna indietro con tutti i pezzi. Ma qui... Sono le mosse del gambero, torno indietro per fare un passo indietro per fare due passi avanti, signore. Arrocco corto, C6, solidifica, ecco qua. Bella questa struttura, e adesso si prepara a portare tutti i pezzettini contro il re. Vediamo. Cavallo E5, cavallo F5. Migliora qua il vescovo, sta puntando F7. In pericolo, attenzione, in pericolo il punto F7. Qui Cantor sta facendo praticamente, vuole fare come Anitra VC, perché ha visto, guarda che qua c'è odore di Varmertan e quindi bisogna pulire qua, bisogna pulire qui, c'è un'incrostazione, signori, c'è un'incrostazione, però le incrostazioni aumentano. Aumentano, per cui arrivano proprio tonnellate di pezzi di Var merda, tonnellate. Ecco qua, ritorna indietro col cavallo. Ecco anche l'altro vescovo adesso che bombarda. Guardate che roba, questi vescovi impressionanti. Devo essere sincero, io questo olandese qui non l'avevo mai sentito. C'è cioè, 2006 e 10, dove l'hanno tirato fuori? Non dico da dove l'hanno tirato fuori. Non lo dico perché se lo dico
arriva la censura del politicamente corretto. Non dico da dove hanno tirato fuori var merda. Però lascio a voi l'immaginazione. Lascio spazio alla vostra immaginazione. Ecco qui, una mossa elegante. Sposta re B4 contro gioco. Arriva il trone per Nigotti. Io faccio attacco facile facile, vuole buttare tutto addosso. Vuole proprio rovesciare. No, qui ci vorrebbero, ecco, gli operai del tombino ieri, quelle del, come si chiama? Quello dello spurgo dei pozzi neri, no? Perché poi qui avrebbero trovato, insomma, pan per focaccia, pan per i loro denti, no? Qui con va merda. Signori, ecco qua però, ecco qui. Ecco, questa è la cosa da non fare assolutamente. Un 2006 che mi fa sti errori qua. Ma cos'è sta porcheria? Ha detto gioco contro var merda e devo giocare da var merda io però. Allora, quando sta iniziando una tempesta pedonale, mai giocare H3. Mai giocare H3, perché vi date un punto di contatto. Vi aprono come delle cozze. E infatti qui lo apre. Qui lo apre, G4. E la gioca. Attenzione, le incrostazioni stanno avendo la meglio su Ani Travicei qui. Presa. H5. Alto sacrificio di pedone. È proprio incredibile. E vai. Tutti e due i pedoni sacrificati. Per l'apertura qui. Guardate cosa si è aperto. Qui si è aperta la tazza. E tra un po' arriva uno tsunami di var merda, signori. Ma arriva uno di quegli tsunami. Che non basterà neanche portare i pantaloni marroni di Nelson. Qua non basteranno neanche i pantaloni marroni di Nelson. Ecco qui, arriva la donna. Ah, qui, bel pezzettone di van merda. Eccolo qui, vuole difendere. Che si inventa? Sacrificio di cavallo! Sacrificio di cavallo qui alla Nesmetinov. Spaventoso. L'ungherese si piglia il cavallo, dice. Questo qua, non lo so, si chiama così, non è capace di giocare a scacchi, ma ha dato un pezzo. Ma ha dato un pezzo. Ma non solo, ne dà un altro sacrificio di vescovo, un altro sacrificio di pezzo. Tu qui volano i pezzi di var merdam, signori, i pezzi di var merdam che volano, signori, per la stanza. Ma che? Ma che è sta roba? Come dice Mughini, ma che? Ecco qua, lui dice, dai, io accio col vescovo, accio col vescovo, non c'è più niente, non c'è più niente. Cosa fai? Cosa fai? Prende, va bene, prende. Scacco di trone per Nigotti, mi devi dare la donna, mi devi dare la donna, altrimenti qui prendi matto in 6. Ma io la donna non la do, piuttosto prendo matto, ma farmi dare la donna a var merda, non la do. Prendo matto, guardate che però bisogna trovarlo, è il matto in 6. Bisogna sacrificare un trone per Nigotti. E lo gioca, altro sacrificio di trone per Nigotti, ma come gioca questo qua? Solo su questo canale. E adesso il bianco prende e dice, ma il matto non c'è più. Difendo tutte le case bianche, però si è dimenticato di questo bel torrone, pezzettone, varmertome, che arriva subito. Si è dimenticato di questo. Eccola qua. E qui il povero Cantor ha abbandonato, seppellito da montagne di pezzi di van merdam. Quando uno dice una partita di van merdam, eccole qua, le partite solo su questo canale, scacchi giochi strategici, mi raccomando. Adesso andiamo a vedere la partita del femminile, Brady. Bene ragazzi, partita del femminile tra la kazaka Abu Malik 2495, una delle più forti giocatrici del mondo, contro Susanna Borosova.
Pezzi bianchi per Abu Malik. E 4. Queste kazake sono da tenere d'occhio, perché secondo me una di queste kazake potrebbe anche impensierire le forti cinesi. Tra virgolette, mancavano russe e cinesi, che praticamente erano quelle che si spartivano l'oro e l'argento nel femminile. Quindi un po' di respiro magari per queste giovani formazioni delle steppe. E 4 e 5. Pollici 3. Scozzese, signori, un'apertura scozzese. Mancava nei miei video una bella scozzese, una bella doccia fredda scozzese. Presa, variante. Ora qui, attenzione. Io spesso quando giocavo le 4-5, adesso la sto abbandonando perché tanto ti giocano tutti i gambetti, quindi non ti star lì. Comunque, sono uno specialista contro la scozzese con Dona F6. Dona F6, Vescovo C5, una bella variante, mi piace. Però qui cavallo F6, siamo sul classico, classico, presa del cavallo, questa qui, sì, è normale perché bisogna cercare di doppiare i pedoni. L'alternativa è cavallo C3, che è molto giocata anche, però dopo vescovo B4 si entra in una variante molto teorizzata. Comunque, presa, presa. Qui non bisogna mai prendere col pedone D, perché se no vi cambiano le donne, è quasi finita. E 5, attacca il cavallo. Donna E7, inchioda, questa è molto teorizzata. Qui si gioca donna E2, poi si può anche giocare con G2, vescovo G3, vescovo G2, F4, arrocco corto. Kasparov addirittura giocava in questo modo qua, anche contro Karpov ha giocato una roba del genere. Variante incredibile. Donna E2, il cavallo si toglie dalla presa. Qui C4, cavallo B6. Bianco è più arioso, però è difficile da andare a contestare. Ok, tutta teoria. Qui ora B3 giocata da Kasparov contro Karpov, ma anche G3 è giocabile. Cavallo in C3, è arrivata una sfida, ma adesso sto facendo il video, non posso sfidarvi. Bene, qui si può giocare in C3 con l'idea di vescovo G2 o B3 anche. Vediamo come gioca la Abu Malik. Cavallo C3. B3 serve anche per questo motivo qua, perché il nero ha pressione sul pedone C4. Scusate, si è allargata l'immagine. Brady, non giocare. E c'è pressione, perché dietro c'è la donna, signora. A raggi X B3. Questa è una mossa incomprensibile, ma forse perché vuol far uscire il vescovo, no? È comprensibile ma incomprensibile allo stesso tempo. La donna qui non sta granché bene. Però bisogna anche capire perché. Perché in realtà non può essere attaccata da niente. Forse nel lungo periodo dà dei problemi, però sembra naturale, a vederla così. Però per il motore non è buono. Ok, inchioda il cavallo, arrocco lungo, arrocco lungo, A3, toglie il vescovo, H4. Adesso piano piano si comincia a capire qual è il problema di sta donna in E6. Eccolo qua. Torna per Nigotti, perché la donna non ha molte case di ritirata, eh. Io qui giocherei tranquillo G3 e poi vescovo H3. Vediamo se Zanzaglia la pensa come me. No, alzata di torrone per Nigotti. Io qui ci. Ecco, questa non l'ho capita molto. Sì, queste sono mosse spettacolo per il pubblico. Alzata di torrone per Nigotti. Numeri da circo. Io personalmente avrei preferito giocare più standard,
mettere G3 qui il vescovo e poi dice poi vediamo dove la mette la donna. Va bene, mossa per lo spettacolo. F6, pressione su E5. F4, non la migliore, difende il pedone, presa, presa di pedone, G5, prova a aprire il gioco a sto vescovo, magari per dare scacco, presa, e non prende con scacco, la sua avversaria vuole giocare prima. Difendere pedone H7, ma no, si poteva giocare uguale, prima scacco e poi donna G6. Gioca prima donna G6, copre con la donna, proposta di cambio delle donne. Qui non si devono cambiare le donne, signori. Ecco. Se cambiano le donne, il bianco vince, perché questo qui non lo difende più nessuno. E se provano a mettere il torrone Pernigotti su H8, qui si apre il vaso di Pandora, cavallo E4 e minaccia di E6 entrare col vescovo. È pazzesco. Scacco. Ha cambiato le donne. Però secondo me qui prende il pedone, lascia il pedone in H7. E il nero sembra comunque attivo, con questi torroni Pernigotti. Vediamo la Bumalicca, questo pedone che è passato ma deve arrivare al finale per sfruttarlo. Gioca A4. Spinge. Spinge ancora, attacca il cavallo. Sposta cavallo. Cavallo A4. Attacca il torrone Pernigotti di scoperta. Controlla la casa C5. Queste sono partite aperte, no? Col centro aperto, però molto tecniche. Tecnica con i pezzi leggeri. Al gioco aperto, vuole cambiare il torrone Pernigotti, niente da fare, scacco, sposta il re, difende il torrone Pernigotti, sposta il vescovo che era attaccato, ma qui si dà un po' fiato questo pedone passato. Notare questo vescovo che non è mai stato sviluppato, questi sono gli scacchi moderni, dove lo sviluppo viene dopo le mosse pratiche. Ok, scacco, spinge, presa, presa, e qui blunders, un blunders, perché blunders? Perché qua fa entrare il secondo torrone Pernigotti, secondo me, prendi matto, beh, rischi di prendere matto. Subito non può entrare perché prende con scacco, ovviamente. È vero, questo è anche vero. Prendere prima il cavallo e non può prendere. Forse non può prendere perché non riesce più a difendere C7. Torre H7. No, complicata. Cosa? Infatti non prende il cavallo. Sono curioso di vedere questa linea. Allora, se prende, prende, toglie il vescovo. Non può. Ah, Torre H7 non si può giocare. Si può, perché non si può giocare? Io ho giocato questo e perdevo. Sì, perché c'è sempre il problema di questo vescovo qua. Prima bisogna risolvere il problema del vescovo. Quindi la linea corretta qual è? Prende. Il vescovo è in H3 e adesso che il vescovo è andato in H3 potrà scendere, no? Raddoppia. Ah, ecco, il piano è giusto. Solo che bisogna perdere il tempo
Complicato. Non sto vedendo niente, nel senso io ho visto questa e questa. Probabile che qui arrivi un perpetuo, ma è difficile. E poi c'è il torneo per negozi impresa anche, volendo. Di prima si può prendere anche il torneo per negozi, perché no? Ma vorrei capire perché questa non è possibile. Perché è da giocoppare? Ah, sì, perché dopo che va via il vescovo il re ha la casa di fuga. Ecco perché. E io le partite le perdo per questi motivi qua. Vabbè, comunque una linea in cui la Kazaka non c'è entrata, signore. Posso tornare qui adesso invece c'è il matto. Matto in 4, scacco di vescovo. Ma che matto si è preso questo? L'idea del matto qui c'era. E se l'è inventata col vescovo. Bella questa. Perché adesso re B8. Via, scacco, deve dare anche il trono per negozio. Via, deve dare anche il cavallo. Con quale volete? Questo o questo? Con questo. Grande tattica, grande tattica. La sua avversaria, secondo me. Le partite si perdono così, avete visto. E il nero sembrava stesse bene, ma aveva re incastrato. Attenzione ai re incastrati. Ora c'è il salutino di Brady, no, prima, aspetta, prima dei saluti di Brady andiamo a vedere il turno. Andiamo a vedere se c'è uscito il turno di domani. Signore, è uscito il turno di domani del maschile, dell'open, non è maschile, perché nell'open possono giocare sia le femmine che i maschi, non è riservato ai maschi. India 2 contro Azerbaijan. I bambini terribili non giocano il derby. Io ho pilotato il sorteggio. I bambini terribili giocano contro l'Azerbaigian. Ma sulla carta l'incontro, insomma, rognoso, ma c'è solo Mamedyarov che deve provare a fermare Gukesh, no? Tra quelli. Tra l'altro Gukesh giocherà col bianco. India 2 è favorita, secondo me, leggermente, ma l'Azerbaigian è. Sta vedendo che l'Armenia prima vorrà andare anche lei a medaglia. Uzbekistan Armenia, signori. Uzbekistan Armenia. E qui può succedere di tutto. È la tripla. Olanda Iran. Ecco, Olanda Iran. Questo è un match di quelli, no, che si trovano le squadre, diciamo, outsider. Gli outsider si trovano a giocarsi la medaglia, perché chi vince tra queste due vola a 15 punti. Perché se l'Uzbekistan pareggia con l'Armenia, Armenia va a 16, però una di queste due, Olanda e Iran, se vince va a 15. E con due turni poi ancora da giocare. L'India è una grande occasione, se vince va a 16. Vediamo, vediamo, da vedere. Olanda, secondo me, è leggermente favorita sull'Iran, ma solo per un motivo, perché c'è Var merda, signori, nell'Olanda, Grecia, Stati Uniti. Agli Stati Uniti, visto che stavano andando così, così male, da formaggette, gli danno la fetta greca. Gli danno la Grecia per rifarsi su questo sorteggio pilotato. Io volevo con l'Olanda, magari. O con l'India 1, non so. O India 1, Brasile, Brady, no. Brady, secondo me non c'è speranza. Brady. Un commento, Brady. Commentino. Ciao, sono Brady. Purtroppo abbiamo pescato l'India 1. Saranno botte da orbi. Comunque il Brasile sta facendo una grandissima Olimpiade. Spero nelle ragazze che abbiamo perso con la Francia di misura, ma stiamo giocando bene. Un grande Brasile. Brady adesso va a dormire, vi saluta. Ci vediamo domani. Ciao. Bene, Brady. Va a dormire. Brady è andato a dormire. Bravo Brady, stai lì accucciato. Stai lì accucciato.
E noi qua guardiamo ancora il calendario, domani. Lituania-Germania, Germania pesca facile. E Stati Uniti potevano anche prendere tipo la Germania. Turchia-Perù, anche qui un altro incontro da discount. Perché tutte queste squadre a 12, chi vince va a 14, il Kazakistan con la Serbia anche. La Spagna pesca facile con la Danimarca, facile. Insomma, mica tanto, però più, insomma, non ha pescato uno squadrone. Perché gli Stati Uniti potevano magari anche prendere la Spagna, insomma. Invece hanno preso subito la Grecia. Gli Stati Uniti vincono. Gli Stati Uniti vanno a 14 sicuro. E non sono ancora tagliati fuori dalle medaglie. E l'Ucraina prende l'Australia. Può vincere. Argentina-Inghilterra, signori. Argentina-Inghilterra, la guerra delle Falkland. Signori, la guerra delle Falkland. Qui ci saranno botte da orbi. Francia-Cuba. La Francia ha pescato i solidi cubani. Repubblica Ceca, Cile, una zanzara qui che arriva a 100 all'ora. Ungheria, Slovenia, altro derby austro-ungarico. Romania, Moldova, il derby. Altro derby, Romania, Moldova, perché qui i moldavi sono divisi tra rumeni e russofoni. In realtà Moldavia o Moldova, questo nome qui. Moldova mi sembra che sia il nome rumeno. Moldavia lo danno quelli della Transdenacria, Transdenacria, come si chiama quella regione lì? Andorra prende Israele, anche l'Andorra. Italia-Irlanda, ma che fortuna abbiamo! Ma che sedere abbiamo! Perdiamo, becchiamo l'Irlanda. Però attenzione, c'è Sarah Connor nell'Irlanda. Con l'Irlanda si deve vincere. L'Italia è fortunatissima, perché se vince va a 13. Con tutti gli squadroni che c'erano, ho giusto preso l'Irlanda, avevo detto io, no? L'Irlanda era qua a prendere e Carson contro gli Andokoyo Koyo. Carson contro gli Andokoyo Koyo, Polonia-Mongolia. Una Polonia che sta giocando male, però la Mongolia ha pescato duro. Paraguay-India 3, che sta andando anche maluccio. Croazia-Uruguay. Meyer dovrà pattare. Diciamo che qua abbiamo veramente preso la più debole di tutte. Incredibile. Se oggi si vinceva, si rischiava di pescare queste. Magari con la fortuna che abbiamo prendevamo il Perù o il Cile. E magari si andava ancora su. No, a 12 cosa potevamo prendere? Il Perù. Prendevamo o la Lituania. Prendevamo il Perù o la Lituania, che se la possiamo giocare. Andiamo a vedere le mie squadre qua. Il Belgio gioca con la Repubblica Dominicana. Bene, Daniel Darda dovrebbe farcela. Giocherà col nero purtroppo. Sta zanzara. Poi cosa abbiamo? Lo Zambia di Naso Lungo contro l'Algeria. Il Madagascar, signori, Madagascar, Madagascar. Dove è andato Madagascar? Dove è finito Madagascar? Non trovo. Non può essere andato così in basso. Ah, con lo Yemen. Vabbè, si può vincere a tuo paro, potrebbe vincere. La Namibia. Le Seychelles giocano col Brunei. Namibia. Namibia. A Namibia contro il Senegal. Dovrebbe farcela Dante Boykes. Domani voglio almeno 3 punti. Che oggi mi hanno un po' brutto. Sì, Darda mi ha salvato con la patta. Meyer aveva fatto patta subito. Però Rakotomaro, cavolo, era praticamente vinta. Che dire ragazzi, ho provato a mandare delle amicizie a qualche scacchista, anche questi che giocano alle Olimpiadi, ho mandato l'amicizia anche ad Alessio Borrasu, tutto quanto. Oh, ma ci fosse uno che mi ha accettato l'amicizia, uno che mi ha accettato l'amicizia, eppure ho tante amicizie, no, nel mondo degli scacchi, che hanno paura di Brady, paura di Brady, e che boh.
Ho chiesto a Mericard se voleva postare una delle mie migliori partite sul suo canale, visto che io faccio pubblicità al suo canale. E tutto, magari fai vedere una mia partita, ne ho date tre da scegliere. Però boh, non mi ha ancora risposto. Non lo so, è un personaggio un po' così strano, non so, avrà i suoi impegni, capito? Però almeno dimmi magari più avanti, in un posto, qualcosa. Vedo che, sapete cosa vedo a volte? Molto, molto, mi sento assecondato, no? Dal mondo degli scacchisti. Nel senso, sanno che sono un giocatore chiaramente da super discount. E quindi magari non mi vogliono dare quell'attenzione che magari richiedo, no? Poi chiaramente. Sembrava che tra me e lui si potesse fare un'amicizia interessante, insomma, perché comunque potesse collaborare. Allora, quando faccio il polemico, il sarcastico, ok, mi prendo giustamente gli strali e giustamente i rimproveri, ma quando cerco collaborazione non riesco a trovarla. Non si può collaborare con qualche canale? Però non vengo, o vengo preso troppo, come dire, sotto gamba, ma non dal punto di vista scacchistico, poi come persona, cioè forse vengo visto, sì, c'è Brady, è un po' pazzo, è matto, è chiuso in casa. Sì, però se vi limitate a questi, alla superficie, no? Non andiamo più avanti, perché io potrei dire tante cose degli altri, no? Volendo. E io mica vado a vedere la vita privata. Certo, tutti nascondono i loro altarini, non ho niente da nascondere. Comunque spero che si possa collaborare in maniera più corposa con qualche altro canale. Io faccio pubblicità agli altri canali, poi qualcuno del mio canale l'ha fatta pubblicità, SuperSpeed ha nominato più volte il mio canale, Carlo Marzano ha nominato più volte il mio canale. Speravo che anche Mericard, visto che al canale è un po' piccolo, si lamenta che ha pochi iscritti. Io sto cercando, visto che ne ho un po' di più di lui, ma ne ho un po' di più non perché sono più bravo di lui meriterebbe 10 volte i miei iscritti, no? Perché è un maestro internazionale. E sto cercando di mandare utenti del mio canale anche sul suo canale. Però da parte sua nei suoi video non ho mai sentito una parola sul mio canale o cosa. Questo un po' mi lascia l'amaro in bocca. Tutto qua. Tutto qua, però ci vediamo domani. Mi raccomando, like iscrizioni, domani, turno 9, turno fondamentale. Se l'Italia vince può addirittura ambire ai primi 15 posti, 12 posti. Vediamo. Bene, con questo è tutto. Ciao e arrivederci.